Maro Enge da Berlino, reduce di una stupenda 24 ore del Nürburgring dove sei quasi vincitore. Sì, abbiamo veramente fatto una bella gara al Nürburgring, e siamo passati molto vicini alla vittoria. Avevamo un vantaggio che penso ci avrebbe permesso al largo di vincere la gara, con 4 minuti e 3 ore dal termine, però la bandiera rossa che ci è voluta per la nebbia che è arrivata e ci ha tolto su questo vantaggio, e alla fine un secondo posto che comunque è un ottimo risultato, e sono molto orgoglioso di tutto il team, di tutti i compagni, perché penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Adesso invece pensiamo in elettrico, pensiamo alla Formula E. Cosa ne pensi di questo circuito che è del tutto particolare e anche molto storico, soprattutto per la Germania? Sì, innanzitutto è che la gara di casa per me quest'anno, quindi sono molto contento di essere qua e di avere tutto questo supporto. E, da quello che ho sentito sarà pieno, quindi sono venduti tutti i biglietti, quindi aspetto un bel pubblico. E veramente un bel circuito, sì, tecnico, non facile, permette di sorpassare, quindi penso che vedremo una gara sicuramente tirata. Ho visto negli anni scorsi, questa è la terza volta che si corre a Tempelhof, arrivare molti piloti a fine gara con le gomme distrutte o semidistrutte. Tu ne saprai qualche cosa. Questo pavimento, questo asfalto, questo concrete, credo si chiama in tedesco, è molto difficile per le gomme. Sì, è praticamente cemento come una carta di sabbia e rovina le gomme molto, quello di sicuro. Le gomme soffrono tanto qua, molto di più di su tutti gli altri circuiti, quindi la strategia gomma sicuramente sarà una cosa molto importante. Guidare in un certo modo durante la gara, potendolo fare ovviamente, e guidare in un certo altro, può permettere di fare la differenza parlando di gomme sempre? Parlando di gomme, più la strategia che gomme usi quando nelle libere, perché siamo molto ristretti comunque con le gomme che possiamo usare, e sicuramente sarà una grande cosa da guardare, da stare attento, però alla fine il stile di guida cambia tra qualifica e gara, ma non penso che cambierà così tanto per rispetto alle gomme, perché alla fine quello che rovina le gomme è spingere ad andare veloce, e quello cerchiamo tutti di farlo, soprattutto in curva. Per il resto quello di sempre, amministrazione dell'energia e tenere tutto sotto controllo. Sì, assolutamente, altro che qui è una gara non facile, complicata. L'anno scorso è una gara che è stata molto dura a livello di temperatura, quindi vediamo quest'anno che fa un po' più fresco, ma non neanche freddo comunque, perché aspettiamo 21 gradi, quindi sarà sicuramente anche lì a quel livello una gara tosta e difficile, anche a livello di strategia e di energy management, ma soprattutto di temperatura. Grazie Maro, in bocca al lupo. Crepi, grazie.